ho portato come tesi di laurea, ho dedicato la mia tesi alla storia della Compagnia del Bagaglino. Signore e signori, il maestro Pier Francesco Vincitore! Mi vuole già mettere in difficoltà? No, perché Cosa vogliamo vuoi che ti raccontare? racconti qualcosa di me? Sì. No. Io ho cominciato Mi come metto giornalista, qui. poi a un certo punto amavo molto il cinema e pensavo di fare il cinema e il cabaret insieme. Ho cominciato facendo dei documentari. Poi ho fatto un film documentario in cui ho fatto prendere un sacco di botte a una persona che voi amate molto, Nino Celeste. Era un film documentario sul 68. Allora facemmo tutte le manifestazioni all'Università di Roma, eccetera. Lui riprese le panche che calavano dalla facoltà di giurisprudenza, le botte che si davano le opposte fazioni, eccetera, ne rimediò alcune e dopodiché io continuai, andai a Parigi, a Londra, addirittura quando ci furono i carri armati in Cecoslovacchia, a Praga, eccetera. Lui rimase a Roma. Di botte ne ho piate abbastanza e io rimediai degli altri operatori che penso che venivano con me, stavano qualche giorno, poi se ne andavano. L'impresa diciamo più complicata alla quale mi dedicai, ma che mi diede una grande soddisfazione, non di pubblico perché c'era un ente di Stato che aveva promesso di distribuire questo film. Lo vide tutte queste botte, vide tutte queste contestazioni, eccetera, e decise che non l'avrebbe mai distribuito. Allora lo distribuimmo da soli e facemmo una prima al Quirinetta. Al Quirinetta, che era un cinema particolare, perché era un cinema che dava anche film politici, eccetera. Lì si scatenò l'inferno perché a un certo punto fui contestato da destra perché dice questo film è comunista, perché da sinistra questo film è fascista perché tu sei un fascista. Insomma, ho sempre preso in botta da tutte e due le parti. Naturalmente poi la mia attività principale fu il cabaret del Bagaglino con cui Che cominciò in incominciò nel 65. Trovammo una cantina a Via di Panico, angolo, anzi via della Campanella, che era un'antica via un po' malfamata, di fronte alla nostra cantina, alla nostra cantina, c'era la porta di un casino, di un ex casino, di una casa di tolleranza, che era quella che De Sica utilizzò per fare per ladri di biciclette quando si nascondono. E a quel tempo i casini erano già stati, cioè, le case chiuse erano già state chiuse. Quindi le persiane erano aperte e quindi diciamo che era rimasto soltanto il profumo di questa e anche la malavita del quartiere si era un po' rarefatta, ormai cominciavano ad arrivare gli americani, eccetera. E per cui il quartiere non ci diede nessun fastidio, crescemmo lì, stemmo lì 7 anni, io ci sarei rimasto ancora, era una cantina a L, si scendeva una scala ripidissima, c'era un bellissimo pilastro romano di mattoni. Dentro c'era forse Augusto, e nell'angolo mettemmo la pedana e lì in quella pedana facemmo esordire Oreste Lionello, un grandissimo attore, Pino Caruso,
e Gabriella Ferri, che da noi cominciò a incontrare il pubblico romano e da lì partì un po' la sua carriera, anzi senz'altro la sua carriera di cantante e di attrice. Poi con lei, dopo qualche anno, a un certo punto io avevo troppi dolori reumatici perché questa cantina era terribile, allora prendemmo il Salone Margherita. Il Salone Margherita era un locale, un teatro gloriosissimo della fine dell'Ottocento e prima del Novecento, che adesso la Banca d'Italia ci ha fregato, ma comunque di una bellezza straordinaria. Di una bellezza straordinaria, ma molto decaduto. Ci facevano il cinema del sé. Tu sai quale sia il cinema del sé? Quello che piace agli intellettuali che non lo vanno a vedere mai. Il Cavalier Marino, che era discendente di quello che l'aveva fondato, ce lo affidò. E noi ci facemmo questo spettacolo che prese sempre più piede e ebbe una fortuna sempre maggiore, approdò in televisione. Noi facemmo degli spettacoli che si chiamavano Biberon all'inizio ed ebbero, io mi vergogno pure a dirlo, 12 milioni di spettatori. E già, era una cosa straordinaria. Adesso questi ascolti li fa solamente il Festival di Sanremo. Adesso questi ascolti solamente il Festival di Sanremo li raggiunge. Oh, ma poi era divertente, venivano questi politici, venne Andreotti, fu molto, molto comico la esibizione di Andreotti e anche di altri politici. Ma insomma, Oreste, sì, lui gli disse, siccome Oreste faceva la sua imitazione, lui disse: se si mette un pochino, perché era più piccolino Oreste, se si mette un po' di tacchi la mando al posto mio in giro per il mondo. E poi nello stesso tempo facemmo il cinema cominciamo con, a parte diciamo il documentario in cui prendemmo tutte quelle botte, poi facemmo il primo film, Remo e Romolo, sull'antica Roma ricostruita completamente. Tra l'altro fu anche l'esordio di Bombolo lì, ma anche di Gabriella Ferri, che faceva La Lupa, una lupa bellissima. E poi da lì ho fatto una serie di film, alcuni fortunati, altri meno, ma insomma sfogai tutto il mio amore per il cinema che avevo covato per tanti anni. Contemporaneamente facevo anche il teatro, insomma ho fatto un sacco di roba. E adesso, maestro,